Qualsiasi iniziativa nei fatti e non nelle chiacchiere che porti ad accrescere il prestigio della città deve essere salutata con soddisfazione. Il plauso settimanale va quindi alle tre associazioni, Spazio Libero Blog, Book Faces e Blue in the Face, che hanno organizzato in modo impeccabile la seconda edizione del premio dedicato all'indimenticato fondatore del quotidiano La Repubblica, richiamando al Traiano il pubblico delle grandi occasioni, oltre a importanti personalità del mondo della cultura e dell'informazione. Un grazie doveroso a loro e anche alle aziende che hanno voluto sostenere economicamente e reso possibile il progetto. Un corpo estraneo al tessuto sociale cittadino. Per loro Civitavecchia è solo ed esclusivamente un posto dove realizzare enormi profitti. Per il resto un elettroencefalogramma piatto. Fateci caso, in qualsiasi manifestazione e iniziativa che si promuove in città, anche di spessore nazionale e a volte internazionale, le grandi società delle crociere brillano per la loro assenza. Altrove sostengono attività culturali, sociali e sportive, sponsorizzano squadre di calcio non solo professionistiche. A Civitavecchia no, in fondo non è neanche il caso di lamentarsi. Avrebbero potuto regalarci qualche specchietto e due o tre collanine, e magari qualche coglione indigeno avrebbe pure gradito.